dopo abbiamo vissuto massimo fino a 80 anni, quindi è possibile che in questo futuro realizzarsi a vivere di più. Sì. E poi i numeri sono numeri, no? Allora facciamo così, eh? Parliamo un attimo di questo. Dunque, nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che a un certo punto i figli maschi di questi qui videro che le figlie femmine degli Adam erano tovot, cioè erano appetibili sessualmente, e ne presero per compagne quante ne vollero. I figli maschi di questi qui. Che sostanza vuol dire questi qui, no? Si presero le femmine Adam perché hanno visto che sono tutto sommato. Si vede, evidentemente loro, forse essendo arrivati da altre parti, non avevano femmine, ne avevano molto poche. E hanno deciso che quelle terrestri potevano funzionare. Dice la Bibbia che da quella unione nacquero i Gibborim. Gibborim è un termine plurale che deriva dal singolare Geber, che vuol dire uomini forti, uomini potenti, poi diventati uomini famosi. Erano i figli degli incroci tra gli Elohim e le Adam. Apro e chiudo una parentesi. Gibborim è il plurale di Geber. Uomo forte di El. In ebraico si dice Gabriel. Dice qualcosa questo nome? Gabriel. Uomo forte di El è un Gabriel. Un Gabriel si presenta al profeta Daniele, il quale profeta, quando lo vede arrivare, dice: vidi un Ish, cioè vidi un uomo che andava da lui. E la Bibbia dice: questo Gabriel andò da Daniele per portargli, insomma, certi ordini, eccetera, ed arrivò essendo affaticato di fatica. Quindi, no? Pensiamo al cosiddetto arcangelo Gabriele che arriva sudato. Allora, un Gabriel, cioè un uomo forte di El, va a trovare Maria e lei rimane incinta. E qui chiudo la parentesi. Torniamo al nostro... Allora... si uniscono, queste unioni, cioè questi imbastardimenti, perché di questo si trattava, non piacciono al capo, che nella Bibbia è rappresentato da lui, non piacciono al capo, il quale a un certo punto, passato un certo lungo periodo nel quale si dice che, insomma, dopo che c'è stata la commistione avvenivano tutta una serie di cose che a lui non piacevano, dice: adesso basta. E nelle traduzioni normali c'è scritto: io non continuerò a rimanere con gli Adam, perché in fondo sono solo carne e la loro vita sarà di 120 anni. Quelli precedenti vivevano 6, 700, 800, 900 anni. Allora, questa è la chiave di lettura normale. Uno dei più importanti, forse il più importante, commentatore ebreo, che è Rashid Troai, siamo intorno al 1000 d.C., traduce quel versetto in un modo diverso. Dice: io non starò più a preoccuparmi di questi qui, gli lascio ancora 120 anni di tempo, se le cose non cambiano li faccio fuori tutti, cosa che avviene poi con il diluvio. Il docente di storia dell'Università Americana di Beirut, Kamal Suleiman Salibi, traduce, questa è quella parola che è scritta in quei versetti lì, cioè qui sarebbe Be She Gam, che vuol dire in che anche o solo lui carne, la prende invece come derivante da un'unica radice semitica che è comune sia all'ebraico che all'arabo e dice: io, dopo aver visto quelle commistioni, dice: io non arricchirò più, con il verbo precedente, il genere umano, be shagam,
col versare il mio liquido spermatico. Cioè, io non arricchirò più il genere umano col mio patrimonio genetico. La loro vita sarà di 120 anni, cioè io non do più patrimonio genetico e quindi la loro vita si accorcia. Questa lo traduce così perché non tiene conto delle vocalizzazioni dei masoreti e lo vocalizza in un altro modo, cosa possibilissima. Noi abbiamo una delle Bibbie possibili, quindi sulla Bibbia noi sappiamo di non sapere. Ok? Quindi su quest'unico versetto abbiamo le tre versioni. Una, io non contenderò più col genere umano perché lui è solo carne, quindi la sua vita sarà di 120 anni. Due, Rashid Etruai, io sono stufo di occuparmi di quelli lì, li lascio ancora 120 anni, dopodiché li faccio fuori se le cose non cambiano. Tre, questa qui, io non darò più loro il mio patrimonio genetico. Solo su un versetto tre versioni, poi ognuno sceglie quella che crede. L'importante è capire che dalla Bibbia non si possono ricavare verità assolute. Allora, perché si parla e si può parlare di patrimonio genetico? È sufficiente la risposta? Ok. Perché la Bibbia ci dice che gli Elohim a un certo punto hanno detto: facciamo l'Adam a nostra immagine e somiglianza. In realtà nel codice masoretico di Leningrado c'è scritto: facciamo l'Adam secondo nostra somiglianza, ma Bezelem, che è quello che viene tradotto a immagine. In realtà i dizionari di ebraico aramaico biblici, che sono quelli che uso, che usavo già per tradurre per il San Paolo, che sono quelli curati dai rabbini, eccetera, dicono che Tselem non rappresenta il concetto teorico di immagine, ma è quel quid di materiale che contiene l'immagine e che, derivando dal verbo salam, significa tagliato fuori. Quindi la Bibbia ci dice, questo lo trovo, per chi vuole ovviamente, è tutto dettagliato, comprese le citazioni dei dizionari nei libri, la Bibbia dice: facciamo l'Adam secondo nostra somiglianza, con quel quid di materiale che contiene la nostra immagine che è stato tagliato fuori. Se non fosse scritto nella Bibbia, nessuno avrebbe difficoltà a pensare che è il DNA, ma siccome è scritto nella Bibbia, non può essere vero. Ma noi ce ne freghiamo e noi facciamo finta che sia vero, tanto stiamo facendo finta, quindi. Noi dopo andiamo a cena e tutto torna come prima. Però la Bibbia dice così. Ci hanno fatti con il loro Tselem, cioè con quel loro pezzo che contiene la loro immagine. Allora forse non ha così torto quel libanese che dice: adesso basta, io non continuerò più a arricchire il genere umano col mio patrimonio genetico, perché l'hanno fatto dall'inizio. Com'è? Erano gli Elohim, esatto, il gruppo degli Elohim. Poi è chiaro che nella visione teologica, soprattutto da quando la Bibbia è diventata patrimonio della casta sacerdotale di Gerusalemme, loro hanno fatto in modo di ricondurre tutto a Yahweh, tentando di inserire per quanto possibile una visione monoteistica. Ma la Bibbia dice che gli Elohim hanno deciso di fare questo. Questo racconto è uno di quello a cui accennavo all'inizio, quando dicevo che ci sono delle parti che, siccome corrispondono ai racconti di popoli appartenenti a tutti i continenti della Terra, cioè voglio dire dall'Australia al Nord America, dal Centro Sud America ai racconti dei Tuatha De Dana, insomma dei Celti, eccetera, tutti ci raccontano di questi figli delle stelle che sono venuti qui e hanno formato l'uomo, tutti ce lo raccontano, gli Zulu, Cina, Giappone, ovunque. Questa tra l'altro è una cosa curiosa, no? Se noi ci pensiamo alla figura di Gesù Cristo. Di Gesù Cristo parlano quattro Vangeli, Matteo, Marco e Luca, che non hanno mai visto Gesù, Giovanni, che più nessun studioso serio
dice essere il discepolo di Gesù. Parlano gli Atti degli Apostoli scritti da Luca, che non ha mai visto Gesù. Parlano le lettere di Paolo, che non ha mai visto Gesù. Parlano una lettera, le lettere attribuite a Pietro, ma non si è sicuri, ma supponiamo pure che siano sue, va bene, non c'è problema. La lettera di Giacomo il Maggiore, fratello carnale, si dice, di Gesù. Quindi in realtà di Gesù parlano la lettera di Pietro, la lettera di Giacomo, cioè due persone che l'hanno visto. Tutti gli altri che ne parlano non l'hanno mai visto. Un miliardo e 200 milioni di persone non ha dubbi sull'esistenza storica di Gesù. Di questi qui, i figli delle stelle, venuti da non si sa dove, a me non interessa che siano vere o meno le teorie siciliane di Biru, proprio non me ne importa nulla, perché la Bibbia non parla di provenienze, quindi io non me ne occupo, come dire, me ne occupo a livello personale, ma non come lavoro, come dire, pubblico, difatti non lo scrivo neanche nei libri, arrivo subito. Tutti i popoli, cioè diciamo, popoli di tutti i continenti della Terra dicono che l'uomo è stato fatto dai figli delle stelle, ma quella è una favola. C'è qualcosa che in questa logica non mi convince. Due persone sono sufficienti ad accreditare storicamente la figura di Gesù, tutti i popoli, tutti i continenti della Terra non sono sufficienti ad accreditare l'idea che forse qualcuno è arrivato da qualche altra parte e qui su questo pianeta ha fatto delle cose. Io dico, se crediamo alla figura di Gesù, raccontata da due persone che l'hanno visto forse, beh, forse magari qualche credito in più dovremmo darlo ai popoli di tutti i continenti della Terra, che ci raccontano tutti la stessa storia, sia pure con nomi diversi ovviamente, ma ci raccontano tutti la stessa storia. Mi diceva prima un amico che per esempio gli Hindu non hanno nessuna difficoltà a dire che quelli non erano nulla a che vedere con Dio.